Qua si usa roba grossa! Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Mirror's Edge Catalyst. Mi raccomando ragazzi, continuate a sostenere questa serie lasciando un bel like. Per il prossimo episodio riusciamo ad arrivare almeno a 25. Bene ciurma, io direi di andare direttamente in gioco. Allora, la scorsa volta avevamo completato la missione per il nostro amico Nomad, mi sembra si chiami, di prendere quei benedetti chip. E adesso penso proprio che la cosa più importante sia andare a consegnare i chip appunto qui, sia comunque tornare da Birdman, che ci aveva appunto dato il compito di completare quella missione. Per questo punto direi di andare da Birdman. Ok, punto impostato ragazzi, andiamo. Non perdiamo tempo, Fate, corri, corri come se non ci fosse un domani. Andare da questa parte dove il sole splende e riprendere a correre. Ah, era questa parte, ok, qua sopra. Mi stavo per buttare sotto per quella cazzata dell'anno. Eccomi, ciao caro Birdman. Birdman ha una consegna per te. Ah, non dovevo parlarci per quella cosa, no. Che devo fare io per continuare la storia principale? Scusate tanto. Aspetta, allora, io direi di provare adesso ad andare a consegnare sti benedetti chip. Magari riusciamo a combinare qualcosa. Andiamo. Wow, a mappe che botta, oh. Ma l'ho acquisita o no sta benedetta capriola? Io pensavo di sì. Ok, allora sì, l'ho acquisita e come? Salta, salta, salta. Mazza, sta arrivando Nomad, non temere. Così ti do sti benedetti chip che mi hanno rotto la cippa. Fatta la battuta, Giocherina che non ha fatto ridere nessuno. Eccomi. Do cazzo sei. Devi consegnare i chip di controllo al punto di consegna vicino, ma lungo la strada ci sono numerose guardie della Krugersek. Krugersek, quello che cacchio è. Comincia ad essere complicato. Dov'è il punto di consegna? Questa parte. Cambio di programma, il punto di consegna è un altro. È lì vicino, ma lungo la strada ci sono diverse pattuglie della Krugersek, forse allertate dal casino di prima. Bene. Usa quadrato per effettuare attacchi trasversali e muoverti fra i nemici senza rallentare. Rimani concentrata fino al punto di consegna. Se ti fermi o commetti troppi errori, non ce la farai. Ok, intanto ho acchiappato il chip, un altro chip, ok? Wow! Wow! Ok, continua a correre, Fate. Non guardare in faccia a nessuno mentre corri per attaccare il nemico. Sì, è quello che sto provando a fare. Wow! Con la gente della Krugersek. Vai! Woohoo! Mazza che figata, ragazzi! Questa cosa di attaccare senza perdere lo slancio è bellissima. Wow! Mazza, vai! Vado bene, continua così. Grande! Tac! In faccia! Di nuovo! Oppa! Toglietevi dalla mia strada, ragazzi. Cos'era? Ah, il pacco. Già fatto? Completata! Spero che ne sia valsa la pena. E come? Oggi hai aiutato molta gente, Fate. Ci sentiamo presto. Ok, amico, grazie. Ok, che devo tornare alla casa? Questo è il mio obiettivo attuale. Parla con Noah al rifugio. Perfetto, andiamo al rifugio, ragazzi. Va bene, Fate. Mi sembri più che pronta a svolgere un incarico vero. Bene. Ho la corsa perfetta per te. Torna al rifugio e parleremo dei dettagli. Con questo salderai parte del debito che hai con Dogen. D'accordo, Noah. Come dici tu, lasciami il tempo ad arrivare, però. Ci siamo. Parliamo con Noah, ragazzi. Vediamo cosa da dire. Perché vi guardate così intensamente? È ora di stabilire chi comanda adesso. Boom. È quello che sto facendo. No. Ecco. No, perché? Perché? Sono serio? Una ragazza. Ho interrotto qualcosa? No, abbiamo finito. C'era. Questo gioco non ha alcun senso. Se ci abituerai, Fate mi batteva sempre. Lo batterai ancora. Allora hai una corsa per me? Certo, on. Laboratorio Elysium, dati d'alto profilo, ben pagato. Un furto all'Elysium, darà pronta. Perché non ne resti fuori? Andrai con lei. No! So badare benissimo me stessa, Noah. Come l'ultima volta? Andrai da sola, ma Icarus ti terrà d'occhio. Sentite, tengono molto a questi dati in particolare, quindi non possiamo sbagliare, chiaro? Il mio compenso da babysitter? Un terzo della grana. Oppure incaricherò Aisha e Caleb. Scegli tu. No, va bene. Va bene, ci vediamo là, Fate. Cerca di non perderti. Vai, non lasciare che arrivi prima. Ma figurati. No, per forza mettere in missione con quel viziatello presuntuoso. Ci vediamo al punto di salto vicino ai laboratori, Fate. Sì, ok. Disponibile.
Zitta, non sto ad ascoltare le vostre cagate. Devo andare a rubare dei dati sensibili di non so chi. I laboratori Elysium sono uno degli edifici più alti. Dovresti vederne il logo di lato. Sì, sicuramente, certo. Arrivo? Ammazza, oh. Vediamo se riesci a raggiungermi. Zitto, che mi sono appena rotta uno stinco. E te rompo il tuo non appena arrivo, Forza. Giusto per chiarezza, Faith. Devi cercare di raggiungere la divisione agricola dell'Elysium. Usa l'incursore su uno dei suoi terminali e poi vattene. Sono qui. Eccomi. Perfetto, accettiamo immediatamente. Ciao. È la tua serata fortunata. Perché? Ho trovato una finestra aperta. Un accesso facile. Non mi convince. La sicurezza è così blanda. Chi lo sa? Rinunci? Io preferisco entrare per conto mio. Cosa vorresti dire? Che hai una reputazione. Ma procedi. Smentiscimi. Fatti valere. Sto qua se le cerca, ragazzi, Trova la finestra aperta. Ma certo che la trovo. Guarda, c'è l'indicatore che mi dice dov'è. Sei stato fuori della finestra. Potrebbe averla lasciata aperta un inserviente, ma le dubito. Stai attenta. Eccola. Non è esattamente il suo forte, vero? Fai la tua parte e lascia a Fate la sua. Appunto, state zitto. Lo sto già facendo. Fate, ho preparato una teleferica che porta alla finestra. Devi solo scivolare. E infatti è quello che sto cercando di fare mentre tu mi parli e mi rompi le palle. Ecco, mi sono dentro, ragazzi. Bene, potresti trovare qualche dipendente che lavora fino a tardi. E stai attenta alla Krugersek. Sicuramente. Ammazza. Attenzione, c'è parecchio movimento qui sotto. Stanno arrivando dei dirigenti, ci sono guardie dappertutto. Cosa? Questa corsa mi piace sempre meno. Che cazzo me l'hai da fare? Quando avremo finito, no? Sì. Lo spero. Lo spero pure io. Il dipartimento agricolo occupa i piani più alti. Il modo più veloce per salire è usare gli ascensori. Trovo un ascensore. Ok, dovevo salire là sopra, perfetto. E lo farò allora. Io vi trovo subito un ascensore, ragazzi. Cioè, voi continuate a pensare di aver che fare con un ascensore. Ma che belle chiappe! Non mi vedete voi, vero? No, sono là davanti, perfetto. Ok, Fate, salta. Perfetto, eccoci qua. Quando trovi gli ascensori, puoi scalare una delle trombe o sfruttare una cabina che sale. Sì, ecco qua. Ammazza che forza, ragazzi! Perfetto, salta, Fate. Sto salendo, ragazzi. Sto salendo sempre più su. Ho mandato la richiesta 3 giorni fa, signor Kruger. Si muove! Ieri ho trovato l'appendice di un progetto relativo a qualcosa chiamato. Che figata! E alcune interessanti. Non guardare giù, Fate. Figurati se questa soffre di vertigini. Mi è stata garantita la supervisione totale e le sue ricerche sembrano riguardare quel che facciamo qui. Se tenete la vostra carica non avete. Adesso sì, dondola, dondolino. Eccoci. C'è il signor Kruger qua. Che faccio? Ho trovato lo picchio al dipartimento e credo che Gabriel Kruger sia qui. Sì. Cosa? Dovremmo annullare l'incarico. Ciao. No. Sono già qui. In fondo. Ti annullo. Stai zitto, Noah. Tanto non posso impedirtelo. Cos'è stato? Icarus, aggiornaci su tutti i cambiamenti esterni. Fate, ti conviene cercare gli uffici. Ok, come dici tu. Salta, dannazione. Madonna, l'ho vista malissimo. Cos'è sta roba? Documento, registrazione. Sto raccogliendo qualsiasi cosa. Vediamo da questa parte. Sono arrivata? Chissà perché Gabriel Kruger è in combutta con la famiglia Mortel e l'Elysium. Meno ne sappiamo, meglio è. Sapere è potere, no? Non è detto. Alcuni. Eccoci. Scusate, ragazzi, se irrompo così. Staccala via, Fate. Bravissima. Ma che dati stiamo rubando? Mi correggo, sta rubando Fate mentre le faccio da baglia. Un nuovo enzima, una specie di ricostituente. La raposa lo vuole. Via! E chi c'è? Bene, connettiti a un terminale nella stanza di lavoro 4H. L'incursore farà il resto. Là sopra devo arrivare, ma guarda un po'. È quella più in alto, figurati. Sta roba cos'è? C'è passo in mezzo, che figata! Sono un ologramma, guardatemi. Vabbè, dopodiché qua è chiuso. No, aperto. Perfetto, procederò da questa parte. Procediamo, sono al 3G. Perfetto, qua ci sono le scale, è comunissimo. 4B e lì c'è il 4H, ragazzi, siamo quasi arrivati. Eccoci! Qua sotto. Chi c'è? Ok, eccoci. Vai, metti il virus. Sono al terminale, attivo l'incursore. Bene, confermo la riuscita del furto. Bene. Noah, qui c'è qualcun altro. Non sembra un grande. Via subito, Fate. Scusami, ecco qua. Voglio dare un'occhiata. A chi vuoi dare un'occhiata? Rimarrò qui a sperare che tu esca tutta intera. Oh. Se dici forse io, non sei ci sei. Fate, non devi dimostrarmi nulla, devi...
Voglio solo che torni sana e salva, ok? Figurati se questa fa come dici tu. Seguiamo quel benedetto intruso stranissimo di qua. Vai! Fa le nostre stesse cose, ma non è un runner. Sento i tuoi passi, eh? Dove cazzo vai? Vieni qua. Questa zona è diversa. Cosa faranno qui? Fate, sto perdendo il contatto. Se non puoi parlare, fai solo un click. Sto cercando un'uscita per... Ah... Oh, c'è un morto qui. La squadra di pulizia non fa il suo dovere. Io direi di licenziare. Ehi, cosa guardi al PC? Brutto birbantello. O t'acchiappo le spalle, ti scotenno. Quanto sei figa. Oh, cosa cazzo hai sugli occhi? Buono a sapere, signor Kruger. Siamo... Ah, è lui, che... signor Kruger. Sì, è morto. Direttore Mera, l'allarme, pensate a lui. Parla Mera, abbiamo un codice blu, il dottor Hill è morto. Salve. Fuori. E allora togliete il blu. Mio codice è 77093. Oh oh, qua si fa sul serio. Questi sono tutti super addestrati. Ammazza, oh, faccia. Lo prendo io quel coso. Lo voglio vivo. Cosa aveva in mano? Niente, una cosa che prendo io. Ma perché si agita così? Che c'ha? Cianuro. Ah, si è ammazzato. Io lo voglio. È mio. Grazie. Salve, signor Kruger. Arrivederci. No, se questa mi segue è un cazzo di guaio. Che cosa termina con 60 secondi? Mi serve un'uscita. Non vedo uscita. È quello che infatti sto cercando di fare. Attacco a distanza. Oh merda, questi c'hanno i fucilazzi, ragazzi. Qua si usa roba grossa. Lo scudo concentrazione ti permette di evitare i proiettili addirittura. E che sono? Matrix! Vaffanculo, va! Perché non caschi da sotto? Ciao! Corri, Fate! Porca merdaccia! Ma esci da lì! Ma è possibile per aiutarla! Ammazza! Ma vaffanculo, va, muori! Muori, Dio santo! Adesso muoio malissimo! Ah, ok, di qua. Procediamo. Via! Madonna, sempre in mezzo ai piedi state. Fate, ti vedo. Vai al piano di sotto e ti piazzerò una teleferica. Corri, Fate! Salta! Oh, sì, signore, l'elicottero. No. È uscita, Noah. Se non fossi stato lì. Bene. Che? Tornate qui voi due. Ah! Se non fossi stato lì, che? Ci vediamo al rifugio, Fate. Sì, città è in allarme. La rete è impazzita. In qualche modo hai sollevato un vespaio, Fate. È ovvio. Te l'ho ripetuto per anni. Non facciamo corse contro la Krugersek. E qual è la prima cosa che fai appena torni libera? Non so neanche perché te lo dico. Figurati, tanto. Ste orecchie sono chiuse. Io sono spirito libero, ragazzi. Cioè, non so se è chiara sta cosa. Fate, darti la mossa. Icarus, aggiornami. Li ho seminati quasi tutti. Ora mi sbarazzo degli altri. A presto. Madonna, ma facevo un volo terribile, ragazzi. Ah, ho preso i documenti. Arrivo. Sì, missione completata, ragazzi. Ma quanto siamo forti. Un punto potenziamento grandioso. Allora, a questo punto, visto che la volta scorsa abbiamo potenziato il movimento, direi di comprare uno di questi due. Ma sì, dai, direi di sbloccare questo. Aumento dei danni ai vigilanti. Ok, arretto a portato. Eccomi, sana e salva. Che diavolo, Fate? Che accoglienza. Continua così e sarai morta in un mese. Intanto è andata bene, guarda qua. Non viene da qui. Neanche chi l'aveva, che è morto per proteggerlo. E forse sistemerà le cose con Dogen. Sì, oppure ci farà uccidere. Fate, è meglio se ci teniamo alla larga da tutto quello che riguarda Gabriel Kruger. Forse dovrei restituirlo. Ma come? Kruger ti ha vista? Sì. Ha visto qualcuno. Era troppo buio per capire e ho pensato fosse una buona idea. No, tu non hai pensato, non pensi mai. Oh. Dannazione. Ora devo capire che far, questo arnese. Intanto cerca di non farti uccidere, ok? Ti ho già persa una volta. Ok, sono tornato. La Krugersek non c'è più. Grazie, sarebbe bello. Zitto. Vado a dormire. Cioè, minchia, ho fatto tanto per prendere quel coso. Pure il ringraziamento, quasi mi ammazzano. È per quello. Le grandi aziende controlleranno le nostre vite se non le fermiamo subito. Subito! Indietro, ho detto! Non ora, tesoro. Devo finire una cosa. Fate! Cat! Dove siete? Qui va bene. Qui sarete al sicuro. Tenetevi al riparo. Oh,
Fate, ho paura. Ci lascia andare, Kruger. Avrebbe dovuto collaborare, dottoressa Collins. Non l'ho voluto io. Oh, no. Mamma, che cos'è quello? Quello, topolino mio, è il tuo futuro. Quindi a quanto pare Kruger ha ucciso tua madre. Che bello. Ma lei non aveva un tatuaggio, appunto. Si comincia. Fate, ho l'incarico adatto a te. Sì. Nomad, dove sei? Mi sono procurato un modulo di interferenza che dovrebbe funzionare sul tuo linea pulsar. Ti ho inviato una copia. Puoi usarla per superare le ventole a Zephyr. Provala e raggiungimi, abbiamo un problema. Bene ragazzi, qui si comincia pian piano a scavare nel passato di Fate, a scoprire effettivamente la sua reale storia. Per cui io direi di continuare al prossimo episodio, che questo video termina qui. Ricordo a tutti con la pagina di Facebook che trovate in descrizione e tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti, un saluto, un bacione e guardate a tutti, ciurma la giocherina, ciao!